Un polo creativo con apparecchiature sofisticate, tra cui stampanti 3D e stampanti tessili per supportare la ricerca e l'innovazione. Un luogo dove gli studenti possono passare dall'idea al prodotto finito. È stato presentato oggi il nuovo laboratorio Fab Lab dell'Accademia di Belle Arti Aldo Galli di Como, IED. Andremo a utilizzare questi strumenti. Perché? Perché questi strumenti oggi non vengono utilizzati solo da designer e architetti, ma vengono utilizzati anche nella moda, vengono utilizzati nell'abbigliamento, in molti campi. Quindi è giusto che queste tecnologie siano trasversali ed insegnate a tutte le facoltà. Quindi queste tecniche ci insegnano a passare da un oggetto digitale a un prodotto fisico. Questo avviene tanto con la stampante 3D quanto con le innovative stampanti tessili. Abbiamo la possibilità di mettere in pratica e vedere nell'immediato quello che i ragazzi pensano e elaborano a computer. Stampa appunto t-shirt, volendo possiamo stampare anche altre tipologie di capi. Se dovessimo seguire lo stesso processo industriale dovremmo passare dalle aziende, cosa che comunque essendo molto vicine, collaborando con l'Accademia sarebbe possibile, però necessiterebbe di un percorso e delle tempistiche maggiori. Il laboratorio si inserisce nel più ampio progetto Smart Citizen, risultato vincitore del bando creatività promosso da Regione Lombardia con Union Camere e Sistema Camerale per un finanziamento pari a 185.000 euro. Il Fab Lab è uno spazio in cui possono confluire le capacità di sviluppo nel settore moda, design, restauro e comunicazione, un luogo dove convergono finalità differenti ma comuni a tutti i corsi di diploma promossi dall'Accademia. Interdisciplinarità, prototipi, un approccio didattico sempre rivolto al futuro sono le fondamenta di questa nuova realtà destinata in primis agli studenti ma anche alle imprese. Oggi in via Petrarca sono stati presentati inoltre altri laboratori, tra cui quello di restauro, quello di tele e tavole e quello di affreschi murali.